Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Comunicazione in evoluzione. Con pietrocesaro.com comunichi in sintonia con i tempi. Vieni a visitarci www.pietrocesaro.com. Nuovo appuntamento con Speciale Calcio, un saluto da Pietro Cesaro. Nella puntata di oggi parliamo di Pelé, che lo scorso 23 ottobre ha festeggiato l'80° compleanno, e lo faremo collegandoci come al solito con la storia, ricordando due dei tre mondiali vinti, quello del 1958 e del 1970. Come facciamo appunto da questa stagione 2020-2021, colleghiamo l'attualità con la storia. Prima di ascoltare naturalmente i contributi audio relativi a quelle due competizioni mondiali, ricordiamo che Pelé è lo pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, nato il 23 ottobre 1940, ed è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano di ruolo attaccante, come naturalmente scritto sulle pagine di Wikipedia. È il calciatore del secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale, per l'International Federation of Football History and Statistics IFFHS, nonché pallone d'oro FIFA del secolo, votato dai precedenti vincitori del pallone d'oro. Successivamente ha ricevuto, unico calciatore al mondo, il pallone d'oro FIFA onorario. È l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol della storia della Coppa del Mondo FIFA e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo. La FIFA gli riconosce il record di reti realizzate in carriera, 1281 in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 761 reti in 821 incontri, con una media realizzativa pari allo 0,92 gol a partita. Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel Time 100 Heroes and Icons del XX secolo. È stato dichiarato tesoro nazionale dal presidente del Brasile Jânio Quadros e nel luglio 2011 patrimonio storico sportivo dell'umanità. È definito O Rei, in italiano il re, O Rei do Futebol, il re del calcio, oppure Perla Nera. Pelé nel corso della sua carriera si è dimostrato un calciatore completo, capace di coniugare tecniche e abilità atletiche, intelligenza e velocità, precisione nei passaggi e senso del gol. A tal proposito si ricorda che segnò 5 reti in un solo incontro in almeno 6 occasioni, realizzò 4 gol in una singola partita 30 volte ed aggiunse a ciò 92 triplette. Il giornalista sportivo Gianni Brera disse che Pelé vede il gioco suo e dei compagni, lascia duettare in affondo chi assume l'iniziativa dell'attacco e scattando fior d'erba arriva a concludere. Mettete tutti gli assi che volete in negativo, poneteli uno sull'altro, esce una faccia nera, un par di cosce ipertrofiche, c'è un tronco nel quale stanno due polmoni e un cuore perfetti. Il repertorio di dribbling di Pelé includeva una particolare giocata che in Brasile viene chiamata drible da bacar. Un esempio di questa si ebbe nella partita contro l'Uruguay del Mondiale del 1970, quando l'attaccante lasciò passare il pallone senza toccarlo verso un lato del portiere Ladislao Mazurkiewicz e si lanciò su quello opposto, disorientando l'avversario. Abile con entrambi i piedi, Pelé fu anche un eccelso colpitore di testa, nonostante la statura relativamente ridotta. Nella finale della citata edizione dei mondiali di calcio, marcò un gol effettuando un balzo da atleta. E ce lo ricorderemo appunto nelle due episodi del mondiale 1958 e 1970, quello che si riferiva naturalmente la lettura da Wikipedia era il colpo di testa col quale il Brasile passò in vantaggio proprio nella finale 1970, quando Pelé sembrava essere fermato in aria, sospeso in aria con Burnic, Tarcísio Burnic, che cercava naturalmente di fare il possibile per contrastarlo. Quindi linea alla storia, oggi abbiamo ricordato naturalmente il compleanno di Pelé che ricorreva lo scorso 23 ottobre e adesso ascoltiamo naturalmente il ricordo di due dei tre mondiali vinti da Pelé, quello del 1958 e 1970. Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia.
La storia dei campionati mondiali di calcio. Il campionato mondiale di calcio 1958, Coppa del Mondo Jules Rimet del 1958, è stata la sesta edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA ogni quattro anni. Si disputò in Svezia dall'8 al 29 giugno 1958 e fu vinto dal Brasile. Nel 1954 a Berna e nel pieno dei mondiali di quell'anno, la FIFA scelse la Svezia come paese organizzatore dei mondiali del 1958. Fu un mondiale con tante assenze importanti che finirono per favorire quella che poi si rivelò effettivamente come la squadra migliore. L'Italia, dopo le deludenti prestazioni in Brasile e in Svizzera, mancò addirittura l'appuntamento con la fase finale per la prima volta dal 1930, come accadde nel 2017 per l'edizione del 2018, che ricordiamo tutti perché a essere avvenuta, diciamo, da poco tempo. A beffarla fu l'Irlanda del Nord, in contrapposizione a quello che successe appunto nel 2017 con la Svezia, che sconfisse gli azzurri per 2-1 nella partita decisiva a Belfast. E a rendere ancora più amara la pillola fu il fatto che a una prima gara disputata in precedenza e conclusasi sul 2-2, risultato che avrebbe qualificato gli italiani, non fu attribuito carattere ufficiale su richiesta della stessa Federazione Italiana Gioco Calcio, che non approvò il fatto che ad arbitrare il match non fosse stato direttore di gara designato dalla FIFA. Cadde anche l'Uruguay, che si lasciò travolgere dal Paraguay, mentre l'Ungheria, nonostante fosse regolarmente nel lotto delle qualificate, si ritrovava irrimediabilmente provata dalla rivoluzione dell'anno 1956. In Svezia approdarono 16 squadre divise in 4 gironi all'italiana per rappresentare solamente due continenti. 4 furono le nazionali americane e 12 le europee. Per la prima volta partecipò l'Unione Sovietica, debuttò anche il Galles, che con l'Irlanda del Nord, Scozia e Inghilterra andò a completare il lotto delle squadre britanniche. Il Brasile vinse senza faticare troppo. Le avversarie più temibili, l'Inghilterra e la Germania Ovest, se ne andarono una al primo turno, l'altra in semifinale contro la forte Svezia di Gren, Skoglund e Lildholm. La finale di Stoccolma vide i padroni di casa passare immediatamente in vantaggio, salvo poi essere sommersi di gol da Pelé per la prima volta ai mondiali appena 17enne e compagni, che alzarono per la prima volta al cielo la Coppa Rimet. Furono la prima e finora unica squadra non europea a vincere un mondiale nel vecchio continente, col punteggio di 5-2 sulla Svezia. Terza la Francia di Just Fontaine. O Irlanda o Italia, o noi o loro. In 90 minuti a Belfast la nazionale si gioca la partecipazione al mondiale del 1958. Montuori, Da Costa, Diggia, Schiaffino. Un poker d'assi di oriundi da giocare sul tappeto verde di Belfast. Lineare in tecnica, velocissima e pratica la manovra d'assalto dei verdi scardina la nostra difesa. E coglie il primo frutto. Il bolide di McElroy non perdona. Perdiamo 1-0. La lezione non serve. Gli assi innamorati della palla non la mollano e quando tirano sembrano accarezzarla. Così non si recupera di certo. Arriva l'altra mazzata, su azione tutta in profondità, cash e si crea il corridoio giusto. Stanga, gol! E 2. Vana alla prodezza di Bugatti. Duro fardello, quel 2-0 all'intervallo. Gli irlandesi in ogni azione danno una lezione di gioco. In 3 passaggi sono sotto porta e Bugatti deve sfoderare le unghie. Finalmente un veloce contropiede. Guizza da Costa, gol! È finita. Mai la chiusura di un incontro fu tanto amara per gli azzurri. Due volte campioni del mondo per la prima volta non andranno in finale al torneo mondiale. Lì la situazione paradossale era che la nostra nazionale aveva dei nomi altisonanti, ma molti di questi nomi erano degli oriundi, no? Che erano stati, tra virgolette, italianizzati e che non sono sicuramente riusciti a dare il contributo che si sperava in considerazione della loro classe, non sono mai riusciti a formare un gruppo. Ma... Eliminati gli azzurri dalla Coppa del Mondo. Una cruda realtà, il vuoto a centrocampo, una squadra senza volto.
la storia dei campionati mondiali di calcio. Oggi parliamo dell'edizione del 1970 che si tenne in Messico dal 31 maggio al 21 giugno e fu l'ultima edizione del campionato del mondo a chiamarsi con il nome di Coppa del Mondo Jules Rimet. Infatti fu vinta dal Brasile, che se la giudicò definitivamente avendola vinta per 3 volte, battendo in finale l'Italia. Dall'edizione successiva 1974 il campionato del mondo prese il nome di Coppa del Mondo FIFA. Il 9° campionato del mondo di calcio, in programma in Messico dal 31 maggio al 21 giugno del 1970, presentava alcune singolarità. Innanzitutto, per la prima volta vi erano presenti tutte le squadre che avessero vinto almeno una volta il campionato del mondo. Ciò era già accaduto nel campionato mondiale del 1950 giocato in Brasile e in quello del 1954 giocato in Svizzera, dove erano presenti Uruguay e Italia, fino ad allora uniche vincitrici, ma qui il numero delle nazionali che si erano già fregiate del titolo di campione salì a 5. Anzi, 3 su 5 delle nazionali fino ad allora campioni, Brasile, Italia e Uruguay, avevano già vinto la Coppa Rimet per 2 volte. Ad esse si aggiungeva l'Inghilterra, campione uscente, che aveva vinto 4 anni prima la Coppa in casa propria di fronte alla regina Elisabetta, battendo la Germania Ovest, già campione in Svizzera nel 1954, con un gol dubbio. Nella norma anche i quarti di finale la Germania Ovest si prese la rivincita per 3-2 sugli inglesi, ribaltando ai supplementari lo 0-2 col quale i campioni uscenti conducevano fino a circa 20 minuti dalla fine. Il Brasile, dopo aver faticato un po' contro il Perù, si impose per 4-2. L'Unione Sovietica mise in difficoltà l'Uruguay, che dovette aspettare fino alla fine del secondo tempo supplementare per segnare e passare alla semifinale. Infine l'Italia pescò la squadra di casa e andò a Toluca per conquistare la semifinale con un 4-1. Furono le semifinali a costituire il vero clou della manifestazione, anzi addirittura Italia-Germania Ovest 4-3 allo stadio Azteca di Città del Messico è ancora oggi considerata la partita del secolo e rimane tuttora sicuramente uno dei più alti momenti di trance agonistica e fonte di emozioni per gli spettatori. Nella finale del terzo e quarto posto la Germania Ovest vinse sull'Uruguay grazie a un gol di Overath al 26esimo. Nella partita che assegnava il titolo gli azzurri non partivano come favoriti a causa della stanchezza accumulata nella semifinale, aggravata dal grande caldo tropicale con l'inizio della partita fissato a mezzogiorno. L'avversario poi era considerato la più forte squadra di tutti i tempi, il Brasile di Pelé, che oltre all'asso del Santos schierava campioni come Jairzinho, Carlos Alberto e Tostao. Il tifo messicano si schierò con i brasiliani poiché l'Italia aveva eliminato i padroni di casa ai quarti con un sonoro 4-1. Nel primo tempo, il gol iniziale di Pelé con uno stacco di testa su Burnish, l'Italia rispose trovando il pareggio al 37esimo con Boninsegna, che sfruttando una indecisione della difesa carioca rimise in gioco le sorti dell'incontro con un gol segnato anticipando con decisione anche il suo stesso compagno di reparto Gigi Riva. Il secondo tempo però premiò i brasiliani, l'altitudine, il caldo e la stanchezza accumulata bloccarono gli azzurri incapaci di reagire alle iniziative dei sudamericani che passarono per altre 3 volte con Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto. L'ingresso in campo di Rivera a tempo quasi scaduto, i 6 minuti di Rivera, servì solo a riaccendere le polemiche e non a riequilibrare una gara ormai dominata dai brasiliani. La Coppa Rimet andò al Brasile e la nazionale azzurra volò in Italia. A Fiumicino i ragazzi furono accolti bene, mentre per Valcareggi e l'accompagnatore Walter Mandelli vi furono solo pomodori e insulti. Ha ricevuto la palla, la chiesa in questo momento alle fisiche, la mette a terra, poi avanza verso il centrocampo, da poter in avanti verso Boninsegna, che in questo momento è controllato da Schultz. Boninsegna filtra tra 1 o 2 giocatori, cerca di farsi luce, ma soltanto vediamo che Riva non si è sbloccato. Riceve ancora Boninsegna, al limite, tiro, rete! Al centro senza Boninsegna, ancora Dominghini, crossa del sole per Riva, al limite, decide di avere
aria, traversone, rete, ha segnato ancora l'Italia, e non sappiamo dirvi con chi, gentili ascoltatori, ma esattamente con Rivera. Rivera ha segnato ora per l'Italia. Sesto minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera, 4-3 per l'Italia. La storia dei campionati mondiali di calcio. Speciale calcio storia. Speciale calcio storia. Comunicazione in evoluzione. Con pietrocesaro.com comunichi in sintonia con i tempi. Vieni a visitarci www.pietrocesaro.com. Speciale calcio. Rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia.